Levitico capitolo 9. L'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne e i suoi figli, gli anziani di Israele, e disse ad Aronne: prendi un vitello giovane per sacrificio espiatorio e un montone per un olocausto, entrambi senza difetto, e offrili al Signore. Direi così ai figli di Israele: prendete un capro per un sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello entrambi di un anno senza difetto per olocausto, un bue e un montone per un sacrificio di riconoscenza, per sacrificarli davanti al Signore. È un'oblazione intrisa d'olio, perché oggi il Signore vi apparirà. Essi dunque portarono davanti alla tenda di convegno le cose che Mosè aveva ordinato, e tutta la comunità si avvicinò e rimase in piedi davanti al Signore. Mosè disse: questo è quello che il Signore vi ha ordinato, fatelo e la gloria del Signore vi apparirà. Mosè disse ad Aronne: avvicinatevi all'altare, offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto, fa l'espiazione per te e per il popolo, presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato. Aronne dunque si avvicinò all'altare e sgozzò il vitello del proprio sacrificio espiatorio. I suoi figli gli posero il sangue ed egli vi intinse il dito, ne mise sui corni dell'altare e sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare. Ma il grasso, i rognoni, la rete del fegato delle vittime espiatorie li fece bruciare sull'altare come il Signore aveva ordinato a Mosè. La carne e la pelle le bruciò fuori dall'accampamento. Poi sgozzò l'olocausto. I figli d'Aronne gli porsero il sangue ed egli lo sparse sull'altare da ogni lato. Gli porsero pure l'olocausto fatto a pezzi e la testa ed egli li fece bruciare sull'altare. Lavò l'interiore e le zampe e le fece bruciare sull'olocausto sopra l'altare. Poi presentò l'offerta del popolo. Prese il capro destinato al sacrificio espiatorio per il popolo, lo sgozzò e offrì il sacrificio di espiazione come la prima volta. Poi offrì l'olocausto, sacrificandolo secondo la regola stabilita. Presentò quindi l'oblazione, ne prese una manciata piena e la fece bruciare sull'altare, oltre all'olocausto della mattina. Sgozzò il bue e il montone come sacrificio di riconoscenza per il popolo. I figli di Aronne gli posero il sangue ed egli lo sparse sull'altare da ogni lato. Gli porsero il grasso del bue del montone, la coda, il grasso che copre l'interiore, i rognoni e la rete del fegato. Misero le parti di grasso sui petti ed egli le fece bruciare sull'altare. I petti e le cosce destre, Aronne li agitò davanti al Signore come offerta agitata, nel modo in cui Mosè aveva ordinato. Poi Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. E dopo averlo fatto, il sacrificio espiatorio, l'olocausto, i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare. Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. E la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Tutto il popolo lo vide e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra.